Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Elena ed oggi vi voglio parlare delle foglie di Katappa. Sono delle foglie che provengono dal mandorlo indiano e sono delle foglie speciali in quanto donano moltissimi benefici. È sempre utile possederle e averle a disposizione. Venivano utilizzate anche in passato come medicina nei paesi asiatici e tutt'oggi vengono utilizzate dagli acquariofili poiché fungono da medicina naturale con funzione antimicotica e antibatterica. Le foglie di Katappa, una volta inserite nell'acquario, inizieranno gradualmente a rilasciare tannini e acidi umici, sostanze benefiche per gli abitanti della vasca. L'acqua inizierà a diventare lentamente sempre più ambrata. Ovviamente più foglie inseriamo, più diventerà ambrata e scura. Ciò aiuterà a rafforzare la mucosa dei pesci che funge da protezione. Quindi, ottima se avete dei pesci feriti. È utilissima anche per la prevenzione della corrosione delle pinne. Spesso viene utilizzata anche per facilitare l'acclimatazione dei pesci, che, come ben sappiamo, per loro è sempre un momento di stress. E lo stress è una delle cause principali dell'insorgere di malattie. L'acqua ambrata renderà i vostri pesci più rilassati, in quanto si sentiranno più al sicuro. Inoltre viene utilizzata tantissimo negli acquari di riproduzione. Pensate che il Betta splendens tende a fare il suo nido di bolle proprio sotto questa foglia. Ma soprattutto la foglia di Katappa è uno dei migliori biocondizionatori d'acqua. È un acido naturale, quindi è un acido molto leggero, in grado di abbassare il pH. Quindi più foglie inseriamo, più il pH si abbasserà. Ovviamente sapete che il pH è strettamente collegato al KH, quindi per ottenere maggiori risultati è meglio avere un KH attorno a 4. Se avete un KH attorno a 10-12, gli acidi naturali o comunque gli acidi deboli non funzioneranno. Le foglie di Katappa sono principalmente indicate per determinate specie di pesci, solitamente quelle di origine asiatica o sudamericana, ma anche con anabantidi, come abbiamo detto, con il Betta splendens, ma anche con caridine, Plecostomus, Ancistrus, Rasbora, Neon, Cardinali, Tetra, Apistogramma, Hemigrammus bleeri e tante altre specie. Molte specie se ne cibano, come ad esempio le caridine. Infatti, una volta inserita la foglia, dopo un po' ne ritroverete soltanto lo scheletro, che ovviamente andrà buttato via. Utili anche per i pesci più timidi da fondo, come ad esempio i pangio, che le utilizzeranno come dei veri e propri nascondigli e saranno molto più a loro agio. Ma le foglie di Katappa vanno bene per tutti gli acquari? La risposta è no. Come abbiamo detto, sono delle foglie che rendono l'acqua più ambrata. L'acqua più ambrata fa passare molta meno luce, quindi se abbiamo delle piante vere che necessitano di molta, molta luce, non saranno adatte. Ovviamente però se ci teniamo su bassi dosaggi di queste foglie, possiamo inserirle nella maggior parte dei casi. Spesso queste foglie, assieme alle pignete di ontano, vengono utilizzate per ricreare i famosissimi black water, o acquari d'acque scure o nere. Inoltre i fondi chiari dell'acquario possono infastidire e stressare i pesci. Tappezzarli con queste foglie potrebbe aiutare tanto e potrebbe essere una valida scelta. Ma come si utilizzano queste foglie di Katappa? Il primo metodo è quello di inserirle direttamente in acquario. Inizialmente galleggeranno, poi assorbiranno l'acqua e andranno a fondo. Se non volete vederle galleggiare, potete sempre ancorarle a dei legni o a delle rocce presenti in acquario. In commercio troviamo foglie di varie dimensioni in base alle vostre esigenze. Il secondo metodo è quello di inserirle nel filtro. Basterà prendere un collan, sbriciolarle o spezzettarle all'interno di esse e posizionarle nella parte superiore del filtro. Dureranno all'incirca una ventina di giorni. Questa è la soluzione per chi non desidera avere foglie visibili in vasca. Il terzo metodo è quello di utilizzare un estratto liquido di Katappa già pronto. Ne esistono di diversi formati e marche, è una soluzione facile e veloce che garantisce molti benefici immediati di questa foglia. Il quarto metodo è quello di creare un estratto liquido di Katappa fatto in casa. Basterà prendere un contenitore, riempirlo con acqua, meglio osmotica, ma comunque potete utilizzare anche quella di rubinetto, ed aggiungerci parecchie foglie di Katappa. Come abbiamo detto, deve essere un bel concentrato. Mi raccomando, non portate ad ebollizione l'acqua perché potrebbe perdere tanti principi attivi. Un'altra domanda che mi fate spesso è: posso raccogliere le foglie di Katappa direttamente in natura? Le foglie di Katappa che troviamo in commercio possiedono dei certificati di qualità. Come vi dico sempre, è importantissimo sapere che cosa inseriamo nei nostri acquari. Prelevare elementi naturali ed inserirli in acquario non ci
garantirà l'incolumità dei nostri pesci, essendo foglie comunque a contatto con altri fattori esterni, come escrementi e uova di altri animali, muffe, prodotti chimici e tanto altro. Inoltre, attenzione all'acquisto di questa tipologia di prodotti. Affidatevi soltanto a marchi conosciuti e non a venditori senza garanzie. Inoltre vorrei darvi un consiglio: non esagerate con le dosi di foglie di catappa inizialmente, procedete gradualmente fino ai risultati che volete ottenere. Spesso vengono paragonate alle pignette di ontano, le foglie di catappa hanno un rilascio molto più graduale dell'ambratura, a differenza delle pignette di ontano che rilasciano immediatamente un colore ambrato. Mi raccomando, seguitemi sul mio Instagram per non perdervi le novità in tempo reale e taggatemi nelle foto dei vostri acquari. Iscrivetevi a questo canale per non perdervi i prossimi video e attivate la campanella. E iscrivetevi anche al canale Telegram. In ogni caso trovate tutto nell'info box. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!